Fall Guys, salve a tutti, sono Spigio, quest'altro episodio di Dragon Age Inquisition. In questo episodio affronteremo altri tizi che si vogliono parare contro di noi. Perché ha fallito questo attacco? Perché non l'ho stannato come al solito? Comunque gente, non so se l'avete visto, sto utilizzando un controller. E devo dire che io questo gioco l'ho provato prima con la tastiera, non sono andato assolutamente avanti, semplicemente ho fatto questa parte, mi pare, nulla più. E mi trovo molto molto meglio col gamepad per una ragione visuale, ma secondo me i giochi in terza persona di solito... posso usare le cure, pazzesco, non avevo mai provato sta cosa. Con LB si utilizzano le cure. Ehi, ma c'è un tizio qua, vediamo se riusciamo tipo a shottarlo da qui. Siamo un po' troppo lontani. Oh, abbiamo preso danno cadendo. O forse no, non lo so, sono un po' confuso. Comunque, dicevo che nei giochi in terza persona penso che il gamepad sia la soluzione migliore. Non, io generalmente sono affezionatissimo a mouse e tastiera, ma in questo caso direi che il gamepad è la soluzione corretta. Almeno quella con cui mi trovo meglio io. Dopo siete voi che dovete dirmi: io preferisco gamepad, io preferisco tastiera. Anzi, sarei curioso di sapere le persone cosa fanno. Posso risalire di qua? Posso, che figata però. Le impronte sulla neve. Oh mio Dio, mi sembra di essere Bigfoot. Oh, facciamo le impronte così dopo la gente fa i video su mistero. Abbiamo trovato Bigfoot, gente, abbiamo trovato le cose. Giacobbo si esalta e fa le boiate in giro, fa tipo i trick shot. Perché sto dicendo questo? Non importa. Io vorrei però vedere Giacobbo che fa i trickshot, non so perché. Ma state facendo cazzotti fra di voi o cosa? Mi è mancato, bestia! Ah, perché non lo shot? Muori! 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 Comunque fanno veramente poco danno in confronto a quello che faccio io. Perché? Perché non è... non è giusto! Muori! 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 Non so perché Espi sta prendendo le parti dei suoi nemici, ma non importa. È onesto! Sentiamo onestà! Ok, muori. Ok, fantasmino morto. Dammi qualcosa. Altra essenza magica. Ehi, non suona male. Essenza di fuoco fatuo. Comunque devo dire, questo gioco mi ispira parecchio come stile grafico, come sistema di combattimento, eccetera. Non è male. Maledetto. Muori. Ok, l'ho stannato. Com'è che si fa a stannarli? Forse bisogna colpirli quando sono alle spalle. Non lo so. È un po' strana la cosa. Vieni qua Casper, vieni qua. Cazzotti a Casper. Ci ho sempre fatto Casper. Io depredo mentre tu lo prendi, dai. Yes. Lo prendi a cazzottate, a spadate. Ok, vieni qua. Oh mio Dio, è scomparso. What the fuck, Casper, non avevo finito con te. Ok, ma non dobbiamo fare il parkour fra le rocce magari. Non è Skyrim questo. Non è Skyrim dove abbiamo Tommy che può scalare le montagne. Che figata Tommy, perché non ci sei anche qua? Se ci fosse una mod... chi sta combattendo? Lo vedrai presto. Dobbiamo intervenire subito. Dove andiamo? Ok, andiamo verso il fuoco. Scelta molto utile. Vediamo se riusciamo a saltare nel fuoco. Una bel barbecue di nano. Oh mio Dio, sono resistente alle fiamme. Ecco gente, questa è una cosa che non mi ispira tanto. Nel senso che un gioco del genere dà l'idea di essere abbastanza realistico, fatto con cura, con dettagli, e il fatto che il fuoco non ti bruci è un non dettaglio, è qualcosa che dovrebbero mettere un po' da tutte le parti, insomma. A meno che non ci siano ragioni importanti per cui non dovrebbe bruciarlo, in questo caso dovrebbe farlo. Ok, anche perché insomma durante il combattimento uno magari finisce nel fuoco, come mai non prende danno? Cioè è un po' assurdo. Arriva lui con la sua balestra, Legolas nanico della situazione. Presto, prima che non arrivino altri, dice al tizio palla di biliardo. Penso, quello che è. Oh mio Dio, posso assorbire i portali verdi con la mia mano verde. Cosa hai fatto alla mia mano? Io non ho fatto niente. Il mento è solo tuo, è un pizzetto molto sexy sul mento. È merito mio? Sono stato io a chiuderlo. Come? La magia che ha aperto il varco nel cielo è la stessa che ha marchiato la tua mano. Ho ipotizzato che il marchio potesse chiudere gli squarci creati col varco e la mia ipotesi si è rivelata corretta. Allora potrebbe anche chiudere il varco. Probabile. Sembri possedere la chiave della nostra salvezza. Lorido nano basta. Buono a sapersi. Temevo che non ci saremmo più liberati di quei demoni. Dovrei cambiare un po' di voci. Avaric Teras, spirito libero, cante storie, e all'occasione compagno d'avventura poco gradita. Serve una voce più carismatica per lui. Bella balestra, oh mio Dio, questo è un riferimento un po' esplicito. La balestra che porti con te è davvero bella. Vero? Io e Bianca ne abbiamo passate tante di cotte e di crude. E la guarda con aria languida. Hai chiamato la tua balestra Bianca? Ah, non era... Certo, è stata di grande compagnia. Questa cosa intende dire? Non se ne parla. Grazie per la disponibilità, Varric. Ma
Non sapete com'è ridotta la valle, cercatrice? I vostri soldati non la controllano più. Avete bisogno di me. Nitrisce lei. E mio nome è Solas, comunque. Sono lieto di vederti ancora in vita. Ho impedito a quel marchio di ucciderti mentre dormevi. Ah, era il tradotto, ok. Ok, non importa. Conosci il marchio? No, ok. Io non posso morire. Subito. Mani di concentrismo. Se morissi io, ok. Questo è assodato. Cassandra, devi sapere che la magia all'opera qui è un tipo a me sconosciuto. E il tuo prigioniero non è un mago e dubito che un qualsiasi mago possa sprigionare un simile potere. Sembro tipo... Giovanotti, dobbiamo urlarci subito l'accampamento. Non riesco alla sua voce. Bianca non sta nella pelle. Ah no, sì, era lui, giusto. Non ho ancora deciso una voce per non per Bianca, per la Cassandra. La tizia, è molto complicato, non lo so. Di qua, giù per l'argine, più avanti è la cosa che non ho letto. Dobbiamo accattare le palle. Cosa? Non lo so, non ho letto, quindi mi sono inventato termini a casaccio. Possiamo correre, uno sprint alla Call of Duty. Aspettate, forse si possono... possiamo cambiare i personaggi. Oh mio Dio, sclero totale con i personaggi. Vediamo se riusciamo a scalare. Magari l'elfo salta più in alto. Vediamo. Yep. No, non salti più in alto, stupido. Sì, un salto più in alto su un elfo ballerino. Io ballo mentre voi combattete. Demoni in testa! Adesso mi faccio comodo, la cercatrice! L'ira del cielo, raggiungi l'accampamento. Ok. Allora, gente, mi pare di aver letto che con... Aspettate, devo leggermi... Back! Sul controllo dell'Xbox. Si può entrare in visuale della... In visuale tattica, in cui si comandano i vari personaggini e si dice... Ehi, tizio! Tu grattati le ba... No, mentre noi combattiamo, tu vai a raccogliere margherite, circa. Funziona così, alla fine. Quindi, aspetta... No, non mi interessa tutti i cosi. Ok, con R ti si fa scorrere il tempo, molto interessante. Quindi, io scelgo i vari personaggini e li faccio combattere. Però non è che ci abbia tanta voglia, sinceramente. Nel senso, faccio così, attacca... Oh, Cristo, perché mi focussi sul personaggino ogni volta che switcho? Molto interessante. E prendiamo il nanino e facciamo attaccare. Anzi, il nanino lo controllo io, dai, su. Esci. Ok, ci sta. Yeah! Vieni qua, bestia. Ok, vieni qua. Oh, c'è la corazza, c'è la... Oh, il mago da congelato. Il mago da congelato. Oh, ma tanto piuttosto rispetto agli altri. Oh, lo sapevo io, ora che siamo di più. Oh, il mago sta morendo. No, maghino, maguccio, corri via. Maguccio. Ok. Oddio, mi stanno per uccidere. Perché per cosa stai facendo? Stupido mago che si prende le radici per farsi le sigarette. Ok, fermo. Non ti puoi tipo curare, hai una pozione. No, ok, proviamo a utilizzare le pozioni. Come si fa, così? No. Così? Ok, l'ha fatto. Sta bevendo come un nano. Ok, molto interessante. Ok, bene. Abbiamo sconfitto tutti. Abbiamo già sprecato la nostra prima pozione. Good job, Espy. Sei un maestro dei giochi di ruolo. Ottimo. Andiamo avanti, su. Spero di trovarne altre molto presto. Diamo un'occhiata a questa casetta. Chissà cosa c'è. Dobbiamo controllare il nano. È una cosa più... brucia! Facciamo così, il fuoco non brucia, ma faccio finta che bruci. Perché veramente è troppo... Brucia! Ok, e non so nemmeno perché sto insistendo ad andare nel fuoco. Comunque, qua ci deve essere qualcosa da raccogliere. Dai, non può... infatti, The Preda! Espy conosce tutti i segreti di tutti i giochi. The Preda, ma cosa ci ha dato? Nulla! E l'elfo va lì come un fakiro sui carboni ardenti. Molto interessante. Oro e acqua marina. Prendiamo tutto quanto, perché siamo dei ladroni, dei nani ladroni. Parkour sulle capa! Bruci! Ok, perfetto. Andiamo avanti. Delle trappole per orsi, io ci sono sopra ma non si attivano. GG. Ok, andiamo avanti. Uff, che parto che è stata sta cosa. Molto bene. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Beh, ghiacciai. No meteore. No nemici, piano shot. Questa meteora nemmeno ha lasciato indietro dei nemici. Figata. Oh, chi c'è lì in cima? Buongiorno. Ok, devo avere una strategia. Il mago non deve morire. È troppo importante, perché con la sua danza c'è lieti i pomeriggi, penso. Muori, bastardo! Ok, volevo una tattica, ma in realtà me ne sono fregato altamente. Oh! Urlo! Ecco, potevo utilizzare l'urlo per provocare prima, per salvare le chiappe al mago. Vabbè, too late. Ok, muori. Ho detto!
Ne prendiamo. Ferro, prendiamo il ferro. Oh, perché sto raccogliendo il ferro? Sono stupido. Muori, 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 e muori, e muori. Ok, ci sta congelando. Amuleto del si... not bad. Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti. Non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti un mi piace alle pagine Facebook e Google Plus per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video. Ciao ciao!